Io dico che intanto il nucleare sta tornando ad essere una grande realtà mondiale, per motivi evidenti, perché con il petrolio a $120 al barile, con il problema dell'effetto serra, con la domanda di energia enorme che sta arrivando da parti del mondo come la Cina e l'India, il nucleare è una tecnologia di cui non possiamo fare a meno. E se lei mi domanda ma in Italia è possibile, nel libro dico ho molti dubbi non perché il nucleare sia un problema, ma perché l'Italia ha problemi enormi nel reggere qualsiasi grande progetto. Problemi che derivano dallo stato, come dire, di frammentazione di questo paese, dal peso delle opposizioni locali, da un quadro istituzionale che rallenta ogni tipo di decisione, ma questo è un problema per l'Italia, sia che parliamo di nucleare, che parliamo di rigassificatori, che parliamo di discariche, che parliamo di termocombustori. Il problema è che rispetto al passato dobbiamo confrontarci soprattutto con un grosso problema ambientale, l'effetto serra. E tra le grandi produzioni energetiche il nucleare è l'unica che non ha emissioni di gas serra. Naturalmente poi dobbiamo fare delle altre cose, alle quali io non sono contrario, ma sono favorevolissimo. Prima di tutto efficienza e risparmio energetico, grandi investimenti nelle fonti alternative, ma pur tuttavia, anche se facciamo tutto questo, rimane una quota dominante di energia fatta con i combustibili fossili, ed è lì che il nucleare può dare un contributo alla riduzione del peso dei combustibili fossili, che poi significa carbone in primo luogo. Dopo questi appuntamenti straordinari, credo per l'Italia, il World Energy Forum e questo IEF dell'altro giorno, dove appuntamenti ai quali Roma è diventata un po' la capitale mondiale di questa discussione, alla fine ci si fa anche un'idea, insomma. L'idea è che molto razionalmente noi dobbiamo considerare di camminare su quattro gambe. Una, i combustibili fossili, che fino al 2030-2050 continueranno a essere prevalenti, e poi le energie rinnovabili, e poi l'efficienza energetica, e poi il nucleare. Queste sono le quattro cose che il mondo può fare. E su ciascuna delle quattro bisogna lavorare in termini che considerino i temi dell'approvvigionamento e della sicurezza energetica, nei termini di natura ambientale. Nucleare è un'opzione alla quale sarebbe assurdo chiedere di rinunciare a chi ce l'ha. Più problematico è dire chi non ce l'ha avvia un grande piano di produzione nucleare, perché questo incontra allo stato attuale delle tecnologie delle difficoltà. Innanzitutto perché per avere il nucleare bisogna essere un sistema. Un nucleare non è una centrale, è un sistema. E per noi, ad esempio, questo è un elemento molto importante, sul quale stiamo peraltro lavorando. Io avevo l'ambizione in questa legislatura, credo qualche passo averlo fatto in questi due anni, di mettere l'Italia in condizione di decidere, perché noi in questo momento non siamo in condizione di decidere, francamente. Chi non riesce a localizzare un deposito di superficie farà fatica a localizzare una centrale nucleare. Chi non sa ancora bene nel futuro dove mettere i rifiuti ordinari a basso grado di radioattività difficilmente può caricarsi di un sistema nucleare. E così via, bisogna ricostruire il know-how, bisogna avere un'agenzia che sia in grado di occuparsene, bisogna fare questi decommissioning che servono per accumulare know-how, bisogna fare n cose per poter dire siamo in condizioni di decidere di tornare a una nuova stagione di investimenti nel nucleare. E quindi credo che per ora star dentro la ricerca nucleare di quarta generazione sia la cosa più saggia, intanto predisporre il sistema a poter fare eventualmente questa opzione, il resto lo si vedrà. L'ultimo capitolo dice che il problema non è il nucleare ma è l'Italia, penso che sia quello che rappresenta al meglio le caratteristiche di un paese che è uscito dal nucleare, per modo di dire, perché continua a consumare energia nucleare importata dalla Francia in una misura rilevantissima, senza la quale probabilmente le emissioni di CO2 sarebbero incompatibili con gli impegni internazionali. Quindi non è vero che siamo usciti, abbiamo smesso di produrlo in Italia, ma ci siamo ancora dentro, il che fa emergere ancora di più le contraddizioni di un sistema che fa una cosa e poi la nega. In realtà
la scelta che fu compiuta con quel referendum ha avuto degli effetti negativi rilevanti sia sul piano della politica industriale, sul piano della struttura industriale, sul piano della ricerca scientifica, dei centri di eccellenza universitari. Noi nel 60 eravamo il terzo paese al mondo e avevamo un'industria termoelettromeccanica anche capace di affrontare le questioni legate alle nuove tecnologie nucleari. Adesso siamo sprovvisti di tutto questo, si tratta di, attraverso una serie di accordi internazionali, di rientrare in questo circuito, perché non è che il mondo si ferma perché noi abbiamo scelto diciamo di star fuori da una certa tecnologia. Il prezzo del petrolio continua a crescere e i paesi emergenti hanno bisogno di energia crescente. Non possiamo pensare di dettare noi le regole del gioco, quindi sono convinto che dovremo creare le condizioni per una riproposizione della presenza italiana nel contesto industriale, europeo e mondiale, anche sul tema dell'energia nucleare.